Bentornato nel mio canale YouTube. Sono entusiasta di incontrarti di nuovo. I tuoi segni sono brillanti o delusi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è mercoledì 4 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Vergine. Un broncio e una carezza in simultanea. Un broncio e una carezza, questo riceve la vostra inquilino Venere in simultanea, dalla Luna nei panni di una madre, di una figura femminile più anziana, e di Urano, un fidanzato, un amico, un estraneo, che gratifica con un sorriso. Ancora inchiodati a casa per lavoro o già in vacanza, l'umore oggi è altalenante, come la bianca signora indecisa allo zenith. Parlate poco, e anche se dovreste essere immersi in una parentesi di svago e benessere, il pensiero corre sempre al lavoro che non siete riusciti a ultimare, peggio che manca. Perciò nell'ordine delle priorità occupa sempre il primo posto. Bell'aspetto, ma il fisico e l'anima hanno bisogno di un sostegno, provati dai mesi difficili appena trascorsi. Necessitate di integratori, sali, vitamine, ma soprattutto di verde, la natura che salva e cura, di aria pulita e serenità. La coppia potrebbe essere messa in crisi da un uomo cattivo e malvagio, fosse anche un parente o un amico. Un uomo pericoloso ed esposta che vi sta prendendo in giro e che potrebbe rivelarsi poi un grosso problema. Il vostro partner potrebbe non essere adatto a voi e potrebbe darsi che vi inaganna. I single incontreranno persone pericolose e sbagliate. Oggi una salutare passeggiata vi farà sicuramente bene, lasciate a casa l'auto e respirate un po' di aria buona. Cambiare ogni tanto vi farà sicuramente del bene. Riceverete una visita inattesa o un incontro con una persona che non vedete da tempo. Cercate di non polemizzare troppo e godetevi la giornata. I chiacchiericci e i pettegolezzi sul vostro conto non vi distraggano dai vostri progetti, con una natura veloce e spedita proseguite per la vostra strada non curandovi dei giudizi della gente. I nati di giovedì, dalle 18.00 alle 24.00. Potrebbero ricevere proposte interessanti dal punto di vista sentimentali, non è escluso che si dichiarino persone su cui nemmeno una volta avete pensato che potevate interessarli. Meglio affrontare oggi un argomento scottante che rinviarne il chiarimento, non siate impulsivi ma nemmeno remissivi. Le vostre ragioni vanno esposte con calma. Oggi sarete molto nervosi sul lavoro. Portate con voi qualche gomma e masticatela per farvi passare il nervoso. E ricordate, meno parlate meglio è. I nati tra le 11 e le 22 di venerdì potrebbero ricevere uno spavento o una forte preoccupazione. Sappiate essere prudenti e accertatevi di tutto ciò che è la vostra sicurezza. Alti e bassi. Se il tuo umore sarà nero, cerca di renderlo grigio. Ampliate i vostri orizzonti. Non lasciatevi trascinare dagli eventi in spazi ridotti che tarpano le vostre ali. Avete buon senso a sufficienza per capire che dovete abbracciare più soluzioni ed avere più prospettive se volete realizzare un progetto che vi sta a cuore. Cercate di non sottovalutare tutto quello che vi succede, specialmente in materia finanziaria e legale. Se siete sotto pressione e le persone intorno a voi continuano a scaricarvi i loro impegni, decidetevi a dire basta una buona volta. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. Qualche battibecco in amore. Profilo dei transiti planetari segnato dal team Venere, Marte che vi sorride dal vostro segno. Specialmente se siete nati in agosto e fino al 4 settembre il duo astrale vi regalerà una giornata di stimoli sotto diversi punti di vista. I rapporti con figlie e figli, con sorelle e fratelli sono magnificati da una sintonia completa. Giornata di grandi cambiamenti. Se siete single da tempo, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, la luna è dissonante, serve più attenzione. Rimboccatevi le maniche e cercare di non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Se siete single da tempo, cari Vergine, è giunta l'ora di rimettersi in gioco. La luna è dissonante e serve un po' più di attenzione sul lavoro. Sicuramente non siete contrari a dare una nuova prospettiva ai vostri progetti, specialmente se, così come sono, non hanno raggiunto i risultati sperati. In questo momento,
C'è bisogno di maggiore concretezza, quindi dovrete sottostare a certe regole, che non dipendono da voi. Anche se la cosa sarà inizialmente svilente, sarà di certo il modo migliore per avere buoni risultati. Le vostre quotazioni, di certo non scenderanno per essere giunti ad un compromesso necessario. Il bonus ve lo regala Venere, la bella signora dell'amore e dell'arte, distanza nel vostro segno e per di più in buona amicizia con Urano, geniale trasformista in segno di terra come il vostro. Peccato che contro a voi e a lei remi la luna disinvolta e superficiale in quadratura, tutto il contrario di quanto vi sentite intimamente, poco propensi alla chiacchiera e molto alla riflessione, come vuole Mercurio taciturno in dodicesima casa e Saturno serioso che vi fa sgobbare mentre gli altri si sollazzano in vacanza. Amore ed Eros, teneri, premurosi, gentili e ben propensi all'amore. Se un partner c'è non gli fate rimostranze e anche se di tanto in tanto sulla sua serietà covate qualche dubbio fate finta di nulla. Rapporto relativamente tranquillo, anche se di certo non idilliaco, quello con la famiglia, suocera in primo luogo, curiosa e abituata a tagliarvi i panni addosso. Ma perché non si decide ad andare dallo psicologo anziché fare a pezzi voi? Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrova accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso. Venere e Sole, forze astrali di espansione emotiva e di comunione umana, vi sorridono con molta decisione in questo momento. La luna oggi vi è però ostile. Coltivate la relazione di coppia con il vostro senso di rispetto, la costanza nel provare le stesse emozioni a distanza di tempo e la capacità di dialogo. Vedrete che niente e nessuno potrà scalfire i sentimenti autentici, specie se vivete una storia d'amore di lungo corso. Lavoro e denaro, che sgobbata oggi e così sarà anche domani e dopo. Naturale se insieme alle vostre mansioni dovete coprire anche quelle dei colleghi assenti partiti alla chetichella senza nemmeno passarvi il testimone come si deve. Voglia di cambiare aria, ambiente, ritmo e di viaggiare prende anche voi, ma su questi desideri vince ancora l'ipocondria, la paura del contagio e del virus che corre più di quanto non corriate voi. Occhio a non esagerare però, prudenza non significa rinuncia. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Se siete ancora in ufficio vi toccherà avvertire una certa stanchezza per questa giornata che condiziona un po' della vostra impareggiabile efficienza. L'agenda che avete di fronte è affitta di impegni e, per molti di voi nati della terza decade Virginia, sotto la contrarietà di Nettuno, può mostrare un carico pesante. Tuttavia le vostre capacità di organizzazione razionale, la tenacia e l'accanimento nel perseguire gli scopi, vi porteranno poi a ottenere i risultati che sperate. Benessere, pelle splendida e non grazie a creme costose, ma a un'alimentazione equilibrata e a un piatto mai troppo pieno. Vi basta pensare alla fame nel mondo per ridurre automaticamente le porzioni, sensibili alla disparità tra chi ha troppo e chi troppo poco. Stanchezza per il lavoro che col caldo prosciuga l'energia, anche l'afa infastidisce ma la serenità interiore e la prospettiva di una vacanza vi tirano su. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach. Per lei, chi bella vuole apparire un po' deve soffrire recita il proverbio, o, nel vostro caso, digiunare. Con una dieta minimalista la figura è snella. Ma che languore ogni volta che vedete qualcuno con un gelato in mano. Per lui, nostalgici, normale, più si è connessi con la natura e l'ambiente, come gli animali e i vegetali, più si avvertono gli influssi della bianca signora, andateno fieri, siete in linea con il respiro dell'universo.
colore delle emozioni, rosatea. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.